Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Egli rispose: non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina? E disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida ciò che Dio ha congiunto. Gli domandarono perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla. Rispose loro: per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Gli dissero i suoi discepoli: se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. Egli rispose loro: non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Parola del Signore. Ecco, questo Vangelo ci dà proprio un'occasione per riflettere su due doni grandissimi di Dio, che sono la famiglia, matrimonio e famiglia, e anche la verginità consacrata per Lui, per il suo regno. Ci fermiamo stamattina soprattutto sul primo, che è il dono più comune ed è la via di santità più numerosa per i figli di Dio, la via della salvezza, che è quella della famiglia. E dalle parole di Gesù possiamo comprendere cose importanti. Il messaggio fondamentale è che il matrimonio, così come Dio l'ha pensato, è indissolubile, che rompere il matrimonio va contro il disegno di Dio. Ora, questa verità grande, impegnativa, sicura, noi dobbiamo meditarla di più, cercare di capirla di più, perché viviamo in un'epoca, soprattutto in Occidente, dove si va diffondendo una mentalità contraria a tutti i livelli, sia a livello della vita comune popolare, ma quel che è peggio, anche a livello dell'alta cultura, della legislazione, degli spettacoli. Già Giovanni Paolo II diceva che è in atto una congiura contro la famiglia e la vita. Il demonio, dice Papa Francesco, non vuole la famiglia e cerca di distruggerla. Ecco, e da qui viene una reazione da parte nostra, una reazione di impegno, non solo a capire questo disegno di Dio, a vederne la bellezza, e anche nella Chiesa a credere alla sua possibilità
perché il Signore, vedendo anche la fragilità della condizione umana, ha messo proprio un sacramento per santificare, fortificare, purificare l'amore coniugale, che è una cosa importantissima. Ecco, quindi lottare per questo, lottare per questo. Poi c'è un altro messaggio su cui voglio fermarmi, che è nelle prime parole di Gesù. Gesù in pratica riprende una parola antica della Genesi e dice: non avete letto cosa sta scritto? Da principio Dio li creò maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, eccetera, si unirà a sua moglie, i due saranno una carne sola. Questa è anche una verità importantissima, l'aveva ben intuito Giovanni Paolo II, che ha fatto proprio una serie di lunghe catechesi sulla sessualità. Da principio Dio creò l'uomo maschio e femmina. Noi abbiamo molto bisogno di questa verità oggi, perché nella cultura c'è una forza che tende ad affermare il contrario, portarci un grande errore, come se la sessualità fosse un dato mobile della cultura. Tanti dicono: non è importante se uno nasce maschio e femmina, cominciano a dire è importante cosa uno vuole, come si sente, se uno si sente uomo, si sente donna, e poi cosa uno vuole essere, se uno vuole essere un uomo, una donna. Oggi c'è una forza che è sottesa al movimento omosessuale, che tende a distruggere questo elemento costitutivo della vita umana, che viene dal creatore, non viene dalla cultura, non è in balia della volontà dell'uomo. Noi lo troviamo, difatti nessuno di noi nasce uomo o donna per sua scelta, nessuno di noi nasce per sua scelta. E questo deve indurre anche quelli che non credono a pensare, a capire che la vita ci è data da qualcuno e che anche la sessualità ci è data costitutivamente. Ecco, poi l'educazione, le scelte, la storia anche plasmeranno la nostra crescita, ma il dato fondamentale è che noi riceviamo da Dio la vita, riceviamo la sessualità. La sessualità è un dono grandissimo che viene da Dio. Tendere, come si fa oggi, ad annullare questa differenza è distruttivo della vita umana, è un peccato mortale per chi lo fa coscientemente, liberamente, perché allontana da Dio ed è fonte di tanti mali per la famiglia, per i giovani, per la società di domani. Il movimento omosessuale si presenta spesso come fonte di diritti, e anche se ci sono elementi di verità, perché non dobbiamo maltrattare nessuno, dobbiamo voler bene a tutti, Gesù ci ha insegnato anche l'amore dei nemici, da questo non discende affatto che bisogna approvare questo comportamento e questa mentalità, proprio per amore di loro, di quelli che sono in questo errore, e anche per amore nostro e delle famiglie. Noi dobbiamo proclamare con amore, con calma, questa grande verità, che Dio ha creato l'uomo maschio e femmina. Cancellare, mancare di rispetto a questa realtà e andare contro l'uomo e contro Dio, e le conseguenze di queste scelte saranno pesanti. Poi noi che siamo cristiani abbiamo un poco di luce, almeno un poco di luce del Vangelo, dobbiamo acquisire un atteggiamento più critico rispetto a quello che riceviamo dal mondo, perché nel mondo di oggi, dove pure ci sono cose molto belle, grandi conquiste di cui dobbiamo essere grati a Dio e agli uomini, ci sono anche gravi deviazioni. Faccio un esempio che non dovete prendere dal punto di vista politico, perché non mi compete, dovete prenderlo come un segno della cultura dei tempi. L'intervento che c'è stato da parte della Commissione europea verso l'Ungheria, perché ha fatto una legge che proibiva la diffusione della mentalità omosessuale tra i ragazzi minori, questo è uno dei segni
della deviazione culturale degli alti livelli della società, da cui noi, con calma e con rispetto delle persone, dobbiamo difendere noi stessi e gli altri, per amore della verità e per amore del Signore, per amore delle persone. La mentalità omosessuale è contraria al Vangelo, è contraria al giusto ordine degli affetti e della vita familiare, non è secondo il disegno di Dio rivelato da Gesù e non è a bene della famiglia e della libertà, è un'illusione, come il famoso diritto all'aborto non è un diritto, è una deviazione morale grave che ci porta lontani da Dio e va verso la distruzione della vita umana. Chiediamo al Signore che ci dia un po' di luce e anche di coraggio, perché può arrivare il tempo in cui per testimoniare queste verità dovremo affrontare restrizioni e forme sottili di persecuzione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.